Bombe americane hanno colpito sabato l'ospedale di Medici Senza Frontiere a Kunduz in Afghanistan, provocando la morte di 9 persone ed altre 30 risultano disperse tra civili e personale sanitario. Il bombardamento è durato per circa una mezz'ora e lo ha denunciato Medici Senza Frontiere su Twitter, aggiungendo che tutte le parti in conflitto conoscevano le coordinate delle nostre strutture. In una conferenza stampa, il Ministero degli Esteri afghano ha poi precisato che i terroristi sono entrati poi nell'ospedale bombardato. Emergency, l'altra organizzazione guidata da Gino Strada, condanna fermamente l'attacco. Bombardare un ospedale dove si curano i feriti è un atto di violenza inaccettabile. Due importanti sfide animano ed aprono la settima giornata di andata del campionato di Serie A. Alle 18 al Braglia di Modena sfida tra Carpi e Torino. I padroni di casa devono riprendersi dopo il tennistico 5-1 ad opera della Roma una settimana fa all'Olimpico, mentre i Granata al secondo posto in classifica avevano battuto il Palermo per 2-1. Stracittadina al Bentegodi tra il Chievo ed il Verona. I padroni di casa, confortati dal pareggio esterno contro il Sassuolo, puntano alla vittoria, ma non sarà facile contro il Verona, che invece vuole dimenticare la sconfitta subita all'Olimpico ad opera della Lazio. Terza giornata del campionato di Serie C Silver con una sola formazione in campo, l'Allianz Udas, in cui dovrà confermare il trend positivo di inizio stagione. Seconda trasferta dopo quello dell'esordio sofferto a Lecce. Si va in casa dell'Action Now Monopoli, neopromossa in questa categoria, che ha raggiunto con pieno merito dopo aver vinto la finale in Serie D contro il Ceglie. I biancazzurri di coach Marinelli puntano sul recupero di Boss dopo l'infortunio di 6 giorni fa e anche sul possibile inserimento della nuova guardia Mike Malat per dare maggiore vigore all'attacco. Per l'Olimpica Basket, settimane di intense sedute per resettare la sconfitta subita a Nardò per 81-62. Il turno di riposo sarà utile per ricaricare al massimo le energie in vista dello scontro casalingo del prossimo 11 ottobre contro la Juve Trani. Di certo si tratterà di una sfida dura, ma i gioiellù vogliono togliersi parecchie soddisfazioni in questo campionato e la forza e il cuore dei tifosi li spingerà a cercare i 2 punti.